Nell'immediato dopoguerra, anzi da Bretton Woods 1944, grande conferenza economica svoltasi nel New Hampshire durante ancora la Seconda Guerra Mondiale, per prefigurare l'ordine economico del dopoguerra, da Bretton Woods fino al 1971 vige un diverso paradigma, un paradigma che è economico, che ha come obiettivo non la lotta all'inflazione, che importa poco, ma la lotta alla disoccupazione. La scena mondiale è composta di stati sovrani, gli stati sovrani avranno un bel po' di tempo per ricostruirsi dopo la guerra. La posizione dello Stato nell'economia è centrale, è necessaria. Durante questi lunghi anni di ricostruzione e anche in seguito, perché ci sia stabilità, non basta che il mercato funzioni, il mercato da solo non dà nessuna stabilità, è necessario che ci sia un patto politico fra i datori di lavoro e le forze sindacali e operaie delle sinistre. Patto politico. Ecco. Tradotto vuol dire lo Stato sociale. Questo è quello che noi chiamiamo democrazia. Nella testa nostra c'è questo, cioè che possono coesistere in modo non distruttivo due delle grandi invenzioni della modernità che hanno fatto sempre un po' di fatica, sono state coesistenti per forza, ma si sono sempre trovate piuttosto in conflitto. Lo Stato e il capitale, il capitalismo, la forma di produzione capitalistica, possono coesistere. Il capitalismo può essere portato a produrre ricchezza che va in parte come profitto in tasca ai capitalisti, ma in parte viene redistribuita in servizi sociali. Le forze di sinistra diventano di fatto riformiste. I tedeschi, che sono molto ligi alle forme, diventano ufficialmente riformisti nel 1959 a Bad Godesberg, quando la SPD dice che non vuole più fare la rivoluzione. Non ha rinunciato a molto, perché non ci pensavano neanche lontanamente, ma insomma formalmente smettono di pensare alla rivoluzione. Da noi nessuno ha mai fatto questo discorso apertamente, però nel 1944, quando sbarca in Italia, Togliatti dice subito: io non voglio fare la rivoluzione, voglio la democrazia progressiva. E c'erano i partiti di massa, perché questo sistema non era un sistema stabile, era un sistema conflittuale, cioè finché c'è capitalismo c'è conflitto sociale, che si veda o che non si veda c'è, bene. E dunque c'erano i democristiani e c'erano i comunisti, e che non si facevano la guerra civile, tenevano in piedi ciascuno a modo suo una Costituzione con possibili aperture sociali implementate un po' per volta con paure, resistenze, però insomma la prospettiva era: quest'altro anno andrà meglio di quello che è successo quest'anno. Ecco, tutti lo pensavano. Se uno si mette a leggere o a sentire una radio, una televisione di allora, c'è questo mito insistente del progresso. Progresso. L'Italia sta progredendo. Poi l'Italia diventa un paese anche con un qualche peso internazionale, non dimentichiamo mai l'Italia è un paese vinto malamente, che ha perduto in modo brutto una guerra e praticamente si cerca di impedirle di fare politica internazionale. L'Italia riesce a fare politica internazionale negli anni 50 e 60 nel Mediterraneo. Cioè, l'Italia diventa un paese pieno di squilibri. Badate, l'emigrazione la facevamo noi fino al 1960, andavamo fuori noi, andavamo in Belgio nelle miniere, cioè occhio. Nel 60 ci sono le Olimpiadi, bellissima cosa, peccato che due mesi prima c'erano stati morti ammazzati a Reggio Emilia, perché la politica era ancora una politica di dura contrapposizione. Quando capitavano dei problemi non gestiti bene, ci scappavano i morti. Però si andava avanti. Ecco, poi siamo diventati troppo bravi
e abbiamo dato fastidio a qualcuno, e dal 69 al 78 ci hanno rimesso a posto sostanzialmente. Ecco, parlo di Piazza Fontana e Moro. Ecco. Oh, c'erano i partiti, perché una società moderna è una società fatta di parti. Poi, giustamente, è cambiato il paradigma economico. Perché? Ma perché questo paradigma che abbiamo detto di Bretton Woods è andato in crisi. Perché? Perché gli americani hanno fatto la guerra in Vietnam e hanno fatto un'inflazione pazzesca, e a un certo punto erano tenuti loro, perché uno dei capisaldi del modello di Bretton Woods era che c'era ancora lo standard aureo, solo che c'era la cosa, c'era invece che la sterlina c'era il dollaro. In linea teorica si poteva andare presso la banca centrale degli Stati Uniti, la Federal Reserve, portando un mazzo di dollari e dire: adesso tu mi dai dell'oro fisico, dell'oro fisico. Standard aureo è questo. E allora, nell'agosto del 71, Nixon disse che lui non ce la faceva più. Gli Stati Uniti abbandonavano la parità aurea. Ed ecco, il primo grande mattone del muro è stato tolto. Poi si afferma, perché poi il capitalismo funziona così, c'è sempre una teoria economica di riserva. Nei 30 gloriosi, gli esponenti del neoliberismo, a parte che in Germania, dove erano ordoliberali e comandavano loro da sempre, nel mondo, nell'anglosfera, negli immensi dipartimenti economici che reggono il pianeta, delle università importanti del pianeta, c'era un ufficio là in fondo a destra dove tenevano di riserva un neoliberista, mentre tutti gli altri erano keynesiani. 1974, premio Nobel a Hayek, cambia da così a così. E l'ufficio là in fondo a destra viene occupato dai vecchi keynesiani che si tengono in naftalina non si sa mai, e tutti diventano neoliberisti. E alla fine degli anni 70 i paesi trainanti, appunto l'anglosfera, vengono governati da leader politici che hanno come punto fondamentale del loro programma il ribaltamento del modello di Bretton Woods, ripeto, bloccato dalla stagflazione, cioè dal fatto che c'era un'inflazione tremenda e la stagnazione dell'economia, sono due cose che la dottrina keynesiana non è in grado di controllare, e entra in funzione il nuovo paradigma, che è un paradigma deflattivo. L'obiettivo è ammazzare l'inflazione e i disoccupati. I disoccupati ci penseremo quando avremo messo in moto la macchina capitalistica e il mercato, arriveremo all'equilibrio. Cioè ci sarà l'equilibrio della domanda e dell'offerta, i prezzi saranno crollati e ci sarà una buona capacità del mercato di assorbire la forza lavoro. E comunque non è il nostro primo problema.